Ciao a tutti farmer, io sono Domine Farmer. Oggi parleremo dell'aggiornamento dell'orto e questo video qua praticamente parlerà dell'orto all'inizio di luglio, che luglio è iniziato da pochi giorni. Questo video qui ci sarà all'incirca ogni mese, nei mesi più importanti, come possono essere giugno, luglio o agosto, e i momenti in cui ci sarà l'orto invernale. Allora, incominciamo subito. Iniziamo di qua. Qui ho messo questa zucca, ma non è andata per niente avanti rispetto agli altri che vi farò vedere dopo. Qui c'è insalata che abbiamo messo rispetto a un mese, due mesi fa, è molto cresciuta. Poi c'è il mio orto. Iniziamo dalle zucche e zucchine. Queste qui sono le zucchine che ho piantato non tanto tempo fa. Ecco, vedete che qui, così. E queste qui sono le zucche che vi facevo vedere prima, che dicevo prima, rispetto a quella che c'è qui in fondo. Allora, cioè la prima fila è una consociazione tra pomodori e cipolle, come vedete anche negli altri video. E anche qui sono cresciuti un bel po'. Poi soprattutto quelli più sopra, i pomodori più sopra nel terreno, sono cresciuti di più, come si possono vedere qua. Vedete? Sono alti all'incirca un metro, diciamo. E qui ci sono anche le cipolle in mezzo. Da questa parte ho messo tre cetrioli, 1, 2 e 3, e anche qui pomodori. Poi qui sono cresciuti, non so per quale motivo, qua questi tre peperoni non crescono, però gli altri sono cresciuti bene, dai. Hanno fatto anche già i fiori, vedete? Guardate i fiori, due fiori. E qua ho messo peperoni e melanzane. E negli altri, la scorsa settimana mi sembra, ho comprato queste piantine di sedano, una qua, quell'altra, e ne ho piantate altre di là. Poi qui è sempre tutto pomodori, e all'incirca questo orto qui è anche finito. Adesso ci vediamo nell'orto grande di sopra, l'orto di mio padre e di mio fratello. Vediamo dopo. Ok, siamo arrivati nell'orto di mio padre. Iniziamo subito anche qui con il fagiolo, si chiama borlotto, che è una fila all'incirca fino qui in fondo. Poi qua in fondo vi faccio vedere che ci sono anche delle piante di mais. E qui più o meno la stessa cosa, sono piantate ogni 60 cm le piantine. Guardate che belle insalate, me l'ha fatto bene mio padre, vedete? Queste qui arrivano dalla Calabria, queste piantine qui. Anche di qua peperoni e melanzane che sono cresciute. E come vi dicevo prima, qui c'è il mais. Alcuni, uno qui in fondo, questi qua sono andati a seme, anche questo qua, però altri, questi qua anche due, però tanto noi non è che ci interessi molto sul mais. L'abbiamo piantato perché ce l'avevamo, comunque stanno venendo anche abbastanza bene. Qua bisognerebbe pulire tutta dall'erba. E qui anche la consociazione tra cipolle e pomodori, e lì c'è la consociazione tra insalata e pomodori, come si vede qui. Guardate che insalata. Qui ci sono le zucchine, non le zucche quelle grandi, le zucchine normali. Qui un altro pezzo di orto di mio padre, sono tutte fagioli, mi sembra che sono due file di fagiolo borlotto e tre file di fagiolo, hai quattro file di fagiolo nano, mi sembra. Anche qui sono cresciute rispetto ai scorsi mesi. Bisognerebbe pulirle, però anche qui, guarda, sono andate tutte a fiore. Guardate che bel fiore.
speriamo che vengano bene, che siano buoni. Qui iniziamo l'orto di mio fratello. Anche qui ci sono più o meno le stesse cose, zucchine, cetrioli, cipolle, insalate, eccetera. Iniziamo subito dalle zucchine e le zucche. Ecco qui, allora, questa qui è una zucca che sono più o meno come le mie, quelle nell'orto di sotto, e questa qui è una zucchina, guarda qua, guardate qui che ha già fatto la zucchina questa qua, guarda, guardate qua che belli fiori. Poi qui anche quelle lì sono tutte le zucchine, queste qua. Qui ci sono anche qua la consistenza tra cipolle e insalata. Vediamo come vanno quest'anno. Qui anche c'è anche il basilico e i peperoni. E guardate qui, questi sono i frigitelli, quelli dolci, però più o meno tipo peperoncini. Guardate che belli. Guardate. Anche qui, vedete. Invece nell'orto di mio padre, di là, ci sono sia quelli dolci che quelli piccanti, anche qua. Qui è una fila intera di pomodori e qua un'altra fila che saranno 20 piantine di cetrioli all'incirca, che abbiamo messo questa settimana la rete e già è iniziato ad arrampicarsi. Ci sono già andate a fiore, vi faccio vedere una cosa. Guardate che ho visto prima, guardate qua, guardate cosa ho visto prima, guardate cosa ho visto prima, guardate che bello grande. Allora, l'orto è finito, questo qui è l'orto completo, però abbiamo anche un'altra fascia di orto, che è questa qua. Guardate, allora iniziamo subito con questa fascetta qui di prezzemolo. Sta crescendo, è ancora piccolino, però sta crescendo, diciamo, c'è un po' di infestanti, però la maggior parte è prezzemolo. Guardate che bello, tutto prezzemolo. Poi qui questi agli qua non è che sono tanto venuti bene, sono seccati, però ci sono qua, ma questo qui sarebbe un campo di cipolle. Guardate qua, faccio vedere una cosa, guardate, aspetta che la trovo, eccola qua, guardate che cipolla, grandissima, le ci bagniamo ogni giorno qua, perché la terra è durissima. Poi qui è uscito un finocchio selvatico, lo teniamo per assaporare, magari facciamo i salami noi e usiamo questo qui per farli. E per oggi il video è finito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e a un prossimo video.